che scena fuori da ogni portone, ma quanti persona, 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 perché sta città. In questa puntata di In Città siamo tornati al Teatro Diana, dove continua il successo di Comicamente, condotto da Michele Caputo e Julia Majarczuk, affiancata da altri 15 nuovi comici che si alterneranno sul palco e renderanno la serata esilarante. Tutti i protagonisti erano con noi in città. Ed ancora siamo state alla libreria Loffredo, dove la poliedrica Tiziana Beato ha presentato il suo nuovo libro Pillole d'adozione. Il tema dell'adozione è trattato con leggerezza e delicatezza e vista dal punto di vista autobiografico. Per eccellenza in città, in questa puntata parliamo dei giovani e del loro futuro. Ne parliamo con il vicepresidente della Fondazione Cultura ed Innovazione, che rappresenta una concreta realtà nel Mezzogiorno. Seguiteci e buona visione di un'altra puntata di In Città. Che cos'è la clonazione? Della clonalizzazione, sto parlando. No, la clonazione. La clonazione, non ci capisco, che il documentario che ha fatto ieri sera a Quick Quack, non ci capisco. Pierino Mangio, allora sì, la clonazione è quando tu tieni cosa doppia, quando tieni cosa doppia, no? Cioè è una clonazione con il DNA, che il DNA che è la chiave della vita, è Pierino, no? È la chiave della vita, fatta proprio la radiografia del DNA, l'ha messo contro luce e guardate, c'è proprio la forma di una chiave, il DNA. Ma quando mai vedi, il DNA è formato da fili rossi e blu intrecciati a spirale. Chi li ha portati via? Michele, ancora una volta insieme per Comicamente, ci troviamo proprio nella palestra, questo in realtà è proprio una palestra per i comici. Questa è la palestra dell'attore del Teatro Diana, la palestra Mariolina Mirra, e qua ci veniamo a riscaldare prima proprio del debutto sul palco. Del vostro spettacolo Comicamente, che sì, ricordiamo tutti i mercoledì. Al Teatro Diana, quindi questo è uno dei mercoledì in cui noi siamo proprio prossimi ad andare sul palcoscenico, quindi veramente sto facendo questa cosa un po' così, perché siamo allenati ormai, sono troppo sciolto, posso andare sull'arena proprio. Infatti dietro di noi vediamo anche gli altri atleti. Sì, gli altri atleti che si stanno atletizzando. Avviciniamoci alla macchina. Allora, abbiamo qui Peoples and Julius, loro ci danno questa sera un saggio di magia, un saggio di arte circense, no, di magia. Clowneria. Clowneria, cioè, però arte circense, spiega tu che tu sei più pratico, come questa cosa? No, facciamo un numero di, diciamo, di clownoria con elementi di mimica, acrobatica, giocoderia, un po' di tutto. La faccia ridere un po' triste, però è una cosa divertente, che ha fatto poco abbattuto pure. Ma no, fai la parte più divertente della spiegazione. Aiuto. Esattamente, quindi è veramente una cosa divertente, come avete potuto notare dalle due, dall'espressione sua e dalla spiegazione sua ancora più precisa. Poi che altri poi emergenti ci sono? Chicco Baglionico, che fa il distratto. Approfitto della telecamera per collegarci con gli amici di Rete Quarto, dove stiamo intervistando i comici di Rete Quarto. Piano, la televisione del mio condominio. Ah, okay, dopo l'abusivismo di Rete Quarto c'è anche Rete Quarto, dove abbiamo il grande Michele. Scusa, ti puoi spostare? Abbiamo il grande Michele Salvatore Caputo. Salvatore Turco. Chicco Baglionico con due comici di razza. Salve, di razza canina. Razza canina. Vabbè, volevo approfittare per buscare una cosa di soldi, però non mi è riuscita la cosa, quindi venite stasera al Teatro Diana. Già stanno tutti i mercoledì, è inutile. Tutti. Poi abbiamo Francesco D'Antonio. Passo davanti, scusate. Francesco D'Antonio, Francesco, tu sei un comico, ti sei definito allora, un comico a 350 gradi, come mai? Gli altri 10? Sto per completare il giro, sto studiando, perché nella vita gli esami... Che sta un francese. Ah, sì, questa battuta, una battuta, finalmente una cosa carina. Ci sta un francese, sì, un inglese e Pierino. Sì, che si è trovato a mezzo, insomma. La parte del trend è questa, ha sbagliato barzelletta. Perfetto, quindi ecco, anche per farvi vedere un po' il saggio della situazione. Poi abbiamo Mirea Stellato, che è la piccolina della mascotte del gruppo, insomma, che veste un po' eccentrica, sì, un po' così, sì, ma diciamo. Non sempre, stasera perché fa una cosa divertente. Particolare. E poi abbiamo lo tsunami del cabaret con le sue battute divertenti, il ritmo. Ma dietro già, appena l'hai detto. Sì, sì, ma si vede su, guarda, facciamo una battuta di Antonio Riscetti, proprio per farvi capire il gusto. Io? Sì, già capisce, elabora, riflette, analizza. Vai, Antonio. Posso dire? Puoi dire, certo. Vedi, lo stesso ritmo di uno tsunami che si ha, l'onda che si abbatte velocemente. No, hai ragione, scusa. La dico. La dice, esatto. Ogni sera, sì, prima di andare a dormire, sul comodino metto due bicchieri.
uno pieno e un altro vuoto. Perché delle volte ho sete e delle volte no. Veramente, ecco, veramente un applauso. Lo tsunami, anche questa volta l'onda si è infranta. Un applauso proprio generale di alcuni dei comici di Comicamente. Vincenzo De Lucia, che è un bravissimo imitatore, appropinquiamoci, ha vinto anche un premio famosissimo, importante a San Giorgio a Cremano. Premio Alighiero Noschese. Alighiero come imitatore, quindi veramente, perché lui fa tante voci. Per esempio, lui fa Enzo Tortora benissimo. Fai un po' Enzo Tortora. Sì, cari amici, vicini e lontani. Vedi, è bello però, ma fa un sacco di voi. Per esempio, facci una tua specialità, Maria De Filippi. Buonasera, sì. Apriamo ufficialmente il televoto. Sì. Maria, allora, questa sera siamo qui in diretta, proprio su un emittente importante. Però questo va a me. Sì, allora. No, quello che si fa. Allora, Maria, che storia ci racconti questa sera? Questa è la storia di Michele. Sì, Michele, allora, sì. Michele è stato abbandonato quando aveva ancora pochi anni. Non sono stato abbandonato. È stato ritrovato in un bosco da un cacciatore. Ma quale cacciatore, Maria? Allora, no, non so vediamo le carte. Ma carte? Non le carte, non ci sono le carte. Maria, gira, non ci stanno le carte. Dobbiamo dare la pubblicità. Pubblicità. La pubblicità, non ci sta neanche. Comunque, questo è Comicamente, questo è anche altro. Ti aspetto qui con Giulia, che appunto devi. Bellezza, in doppia bellezza, metto in mezzo perché tra due bellezze. Mettiti al centro, anche perché appunto lei è la tua compagna. Sì, di... La mia compagna, siamo insieme ormai da cinque appuntamenti. Però ci faccio verità, perché ci siamo conosciuti quanti, è stato il mio primo scopritore di lavoro. Si diceva quindi veramente, non lo so se si dice tra schifezze, però va bene. Scopritore di lavoro. Perdonato. Lei lavorava a nero, io l'ho scoperta e la gente Il concetto era quello. Giusto. Vi aspettiamo al Teatro Diana con Comicamente. La prossima tranche ci saranno ospiti straordinari: Lino Barbieri, ci sarà Maurizio Casagrande, Gianni Ciardo, ve lo ricordate nei film cult degli anni 80, Maurizio Casagrande e il rapper Clementino. Quindi appuntamenti proprio a go. Anche perché in questa intervista, insomma, un piccolo assaggio è stato dato della bravura e della simpatia. Ci avremo anche Michele Caputo. Non lo so se vengo perché le cose non stanno buone. Scusate. Giulia Maierciu, una di noi, dei quartieri, ok. Facebook, un posto dove puoi trovare Jim Morrison che condivide le frasi, Padre P che condivide le fotografie, mia nonna addirittura era convinta di chattare con Garibaldi. L'ho detto no. Ho detto no, ma non sai che è un contatto finto, mica Garibaldi veramente. Ho detto come no, quello è proprio lui. Infatti ha creato una vendita per Marsala e ha invitato pure a 1000 persone. No, ha girato un po' internet, no? Ha girato un sacco di offerte. Ha cliccato il coupon, ma ci è cappato un coupon. Ma che ci facevi, Iaca? 30 euro, no? Ci faccio un corso online di Photoshop. Faccio i ritoc, le rimborsa sotto all'occhio. E mi appare a fare una figura per Facebook. Ma che ci facevi, Iaca? Tuo figlio si droga. Tuo figlio ruba. Tuo figlio va a prostitute? Ottimist! Pur Berlusconi ha cominciato così! Una persona, perché sta città?